Guardalo lì l'eremo. Stiamo arrivando, eremito. L'erma di Sant'Alberto. No, boschi è tutto andare qua. Molto bello. Ehi, siamo arrivati. L'eremo laggiù. Un bel complesso. Non male, va, che ci sono anche panche, panchine per... Sicuramente in estate qui sarà un po' più pieno. Strada qua cos'è? Si arriverà dal paese. Di vuoto, silenzio. Cosa c'è anche di qua? La stanza di Frate Ave Maria, Santo Alberto. E qui è un altro dipinto diverso, Santo Alberto. È un luogo di pace e di silenzio senz'altro. Burrone che c'è laggiù. Abbiamo il sole in faccia. Ah sì, ma il sole lo sai che... Il sole bacia i belli. Qui si respira un'aria di pace, mamma mia. Però Guardate che abbiamo panorama. scoperto questo santo
Ave Maria si chiamava, no, un frate. Era un frate con gli occhi. Era cieco. Adesso siamo fuori dall'eremo. Dentro bisognava stare abbastanza in silenzio. Qui possiamo tenere un po' un silenzio un po' meno intenso, diciamo. Dai. Abbiamo comprato un po' di robine, visto che qua hanno le api. Un miele al castagno e sono delle caramelline al propoli senza zucchero. Ecco qua. Io direi che il viaggio qui si conclude all'eremo. Siamo sotto un quercio secolare. Questa qui è una quercia. È una quercia secolare questa. Una bella quercia grossa. Adesso andiamo alla grotta di Sant'Alberto. Laggiù. Visto dove sono le api? Le api dove sono? Sono lì. Sono lì, guarda. Le api che hanno fabbricato il miele che abbiamo comprato. Ed eccole qua le grotte. Comunque, boh, non era tanto una grotta, ma vabbè, ci hanno costruito una mini chiesina giusto per lì, una mini diga che tiene un po' il tutto e fa passare un po' il ruscello sotto la chiesuola e poi va di nuovo a valle. Il cammino di Sant'Alberto, e anche questo qui è un giro di 8 chilometri e da qua si ha la visione dell'abbazia un po' in tutta la sua interezza, quindi se uno arriva a piedi qua si vede l'abbazia, l'eremo con le sue api. Ecco qua. Tramonto pavese dell'Oltrepò Pavese. Il sole sta andando dietro di là. Sovraesposto.